Ciao a tutti. Nel 1972, quindi parecchi anni fa, hanno dato in TV un sceneggiato che è diventato poi un cult, che era Le avventure di Pinocchio. C'era un cast stellare, la Lina Lollobrigida, Manfredi, Ciccio Ingrassia, De Sica, tantissimi nomi davvero illustri del panorama cinematografico italiano, e la colonna sonora è stata affidata a Fiorenzo Carpi, un pianista e compositore molto noto qui nell'ambito milanese, che ha firmato tante colonne sonore, tra le quali, non so, Marcellino Panevino, oppure Incompreso, Cuore nella tormenta. Lui era molto conosciuto anche perché faceva le musiche di teatro del piccolo e quindi ha lavorato fianco a fianco con Strehler per tantissimi anni. E la sua musica è poetica, davvero molto bella, e ha un po' di influenze dalla classica, dalla pop e diciamo anche dalla popolare, da quella folk. E in particolare oggi noi ascolteremo il tema di Lucignolo, perché ogni momento particolare delle riprese chiaramente aveva il suo temino. Chi non ricorda per esempio il temino di Pinocchio? Quando lui correva sempre. Invece quello che ascolteremo oggi è il tema di Lucignolo e non lo eseguirò da sola, ma insieme con una mia carissima amica che si chiama Katie Mancuso, una flautista, e grazie anche alla collaborazione di Francesca Di Natale che ha montato il tutto, potrete vederci in contemporanea, anche se era il momento del Covid, che suoniamo lei il flauto e io il piano. Dunque, voi sapete tutti che la musica nel cinema è fondamentale. Carpi è riuscito davvero a sottolineare ogni momento specifico di questo sceneggiato in maniera sublime. E ancora adesso è ricordato da tantissime persone proprio per questa possibilità. E il temino di questo pezzo è scoppiettante, deve dare il senso dell'avventura, della ragazzata, perché visto che è il tema di Lucignolo, Lucignolo è il monello, lo scapestrato che travia Pinocchio e lo porta insieme a lui nel paese dei balocchi, lo invita a non studiare, a divertirsi, a non pensare al futuro, insomma lo trascina al di fuori della retta via. E quindi deve essere un tema un po' scanzonato che dà il senso dell'avventura. Allora, vediamo un po' com'è la melodia di questo brano. Dopo una piccola introduzione, arriva il tema, che verrà eseguito dal flauto, che fa così. Questa chiaramente è la domanda, e poi arriva la risposta. E poi arriva una seconda frase. Cosa di particolare? Innanzitutto, le sincopi, ta 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 ta, questo particolare ritmo. E poi dei salti, quindi degli intervalli tra le note abbastanza ampi, delle settime e addirittura delle none, sentite. È un intervallo amplissimo, anche questo una settima. Quindi è caratterizzato da queste particolarità. Salti molto molto elevati. E poi che cosa ancora? L'utilizzo di una scala, il pezzo è in mi bemolle maggiore. In realtà lui non usa proprio la scala con i gradi tipici della scala di mi bemolle maggiore, ma ci mette dentro delle cose che rendono l'armonia un pochino più interessante. Analizzando un po' qua e là gli accordi che lui utilizza, direi che sta utilizzando una sorta di scala minore con la sesta non bemollizzata, ovvero. Allora, lui ha usato una scala che non è né maggiore né una delle minori che generalmente si utilizza.
Allora faccio un piccolo excursus perché magari voi non conoscete le scale. Allora, siamo in Mi bemolle maggiore e quindi questa è la scala di Mi bemolle maggiore. Dovrebbe essere quella dell'impianto di questo pezzo. La scala di Mi bemolle minore sarebbe questa. Scala di Mi bemolle naturale. Poi abbiamo anche quella armonica. E poi ci sarebbe anche quella melodica. Utilizza una scala che è un mix tra tutte queste, ovvero che ha un sapore molto particolare. È una scala minore naturale, però con la sesta maggiore. E infatti diciamo, sequenze di accordi che poi utilizza rispettano un po' questa serie di suoni che io vi ho segnalato. Per esempio, la struttura del primo pezzo, dove c'è il primo temino, è questa praticamente. Avendo poi il settimo grado abbassato. E infatti suona un po' diversa che se io facessi. Sentite che è leggermente diversa. Poi, per esempio, nel ponticello che c'è prima della ripresa, che ci sono queste notine nella melodia. Se noi guardiamo agli accordi che lui utilizza, sono questi. Delle sequenze molto utilizzate per esempio nel pop. Abbiamo, che ne so, i Beatles che sono pieni di questo tipo di sequenze. E poi c'è anche un'altra cosina simpatica da segnalarvi, l'utilizzo dell'accordo di undicesima. Allora, invece di fare un quinto così, che va a finire sul primo grado, usiamo un quinto che però sopra al quarto. Il pop è pieno di questo tipo di accordo e se noi mettiamo tutte le notine in fila ci rendiamo conto che proprio è un quinto in undicesima, quindi vuol dire per terze che si arriva fino all'undicesima nota dalla prima. E qui si potrebbe parlare davvero tanto di quello che sono i meravigliosi accordi che si possono ottenere avendo un basso diverso dall'accordo che poi si fa con la mano destra, ma magari ne parliamo in un altro momento. Quindi che cosa dire ancora di questo pezzo? Come vi dicevo, melodia sincopata con grandi intervalli, tanti slanci. Poi questa, diciamo, sequenza armonica che utilizza una scala un po' particolare, che è una scala minore maggiore e minore, minore naturale con la sesta invece maggiore, quindi con un sapore molto particolare. Il tutto dà a questo brano un aspetto scoppiettante, è tutto pieno di slanci, si sente davvero il sapore dell'avventura, senza paura, senza pensieri, proprio come ce l'aveva nella testa Lucignolo. E si sente proprio l'allegria, ecco, la voglia di vivere, la voglia di scappare da impegni e fatiche per andare, volare verso la spensieratezza a grandi balzi, correndo. Non mi dilungo oltre e adesso buon ascolto.